Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi siamo in uno dei luoghi più caldi, più importanti di questo convento, ecco, ringraziando il Padre Guardiano, Padre Rinaldo, che ci ha dato l'opportunità di entrare in punta di piedi in questo luogo. Nella cella numero 5. Ecco, è una delle due celle che Padre Pio usava quando era in vita. Ecco, questa è una sorta di studio. È un luogo che i pellegrini non possono visitare perché ci troviamo proprio nella clausura. Oggi ci troviamo qui per raccontarvi quello che accadde il 5 di agosto del 1918. Siamo a qualche settimana prima della stigmatizzazione di Padre Pio. La trasverberazione, lui lo racconta, è un fenomeno che ha vissuto da tutto il 5, la sera del 5, quindi tutto il 6 agosto, e lui racconta nell'epistolario, in una lettera che scrive a Padre Benedetto, fino alla mattina del 7 agosto, quindi potremmo dire dal 5 al 7 di agosto del 1918. Che cosa era accaduto? Era accaduto qualcosa di straordinario proprio in questo luogo, che custodisce il suo cuore, quel cuore che ha palpitato per tanti che lo hanno cercato, hanno chiesto a lui tante preghiere, hanno chiesto la sua intercessione. Ecco, quel cuore che Padre Pio ha donato a tanti, quel giorno, il 5 di agosto del 1918, mentre lui era qui, mentre stava confessando un ragazzo, un piccolo seminarista, viene ferito a morte. Ecco, accade questo, la trasverberazione. Un personaggio che lui poi racconterà sarà lo stesso, che lui ha visto nel coro qualche settimana più tardi per la stigmatizzazione, lo ferisce a morte. Una lancia gli trapassa il cuore. Ma è proprio Padre Pio che lo racconta. Lo racconta non nei giorni successivi, ci mette un po', ecco, ci mette qualche giorno. E lo racconta al suo padre provinciale, il 21 di agosto del 1918. Padre Pio racconta in questa lettera che da quel giorno fu ferito fisicamente al costato. Ecco, una lettera abbastanza lunga che scrive a Padre Benedetto. E lui racconta: voglio manifestarvi ciò che avvenne in me dal giorno 5 sera a tutto il 6 del corrente mese. Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio, ma me ne stavo confessando, quindi in questa stanza, i nostri ragazzi la sera del 5, quando tutto di un tratto fui riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere tutto questo ad osservare detto personaggio scagliare con tutta la violenza il suddetto arnese nell'anima fu tutto una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire, dissi al ragazzo che si fosse ritirato perché mi sentivo proprio male. E non sentivo più la forza di continuare. Questo martirio durò senza interruzione fino al mattino del giorno 7. Quindi siamo ad agosto 1918. Cosa io soffrii in questo periodo sì luttuoso, io non so dirlo. Persino le viscere vedevo che venivano strappate e stiracchiate dietro quell'arnese ed il tutto era messo a ferro e fuoco. Da questo giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare assiduamente. Non è questa una nuova punizione inflittami dalla giustizia divina? Giudicatelo voi.
quanta verità sia contenuta in questo e se io non ho tutte le ragioni di temere di essere in un'estrema angoscia. Vi bacio, caro padre, con profondo rispetto e venerazione, la mano, e chiedendo la santa benedizione, mi ripeto, il vostro povero figliuolo, Fra Pio Cappuccino.